invece abbiamo riportato tutto alla normalità. Stiamo completando, giustamente tardissimo, per smontare tutte le gabbie che avevamo messe, risistemare tutto, pulire tutto. E quindi ora a fine gennaio ci arriveranno gli ultimi due moduli che mancano da aggiungere qui e poi tutto un modulo da tre da mettere qui e poter buttare pure queste ultime vecchie arrugginite che traballano, cade sempre l'acqua, il gatto appena si muove in gabbia si muove pure l'acqua, non ha stabilità e poi butta sabbia di dietro, fa pipì di dietro, cacca di dietro, sabbia di dietro e per pulire di sotto si deve totalmente sollevare. La smetti, Crisby? Invece con queste si passa lo straccio facilmente, con le rotelle si tira in avanti. Queste le abbiamo tutte riempite. Qui c'è Pinky, tutta bella sistemata. Qui c'è Esterina, tutta bella sistemata anche lei. E qui c'è Faccione, tutto bello sistemato anche lui. Qua c'è Garfield. Ciao Garfieldone, bello, eh? Allora, appena avremo queste altre che mancano, in tutto mancano 3, 2, 5 posti, questo a fine gennaio sarà completo il nostro massacrante lavoro di oggi, che non è stato semplice spostare i gatti, le gabbie, ricostruire, smontare tutto e ricostruire. Vi lascio solo immaginare. Ok, ore 9, ora attacco la Flebo Gio e ce l'abbiamo quasi fatta. E poi sistemiamo gli ultimi. Ma che mi trovo, faccio un giro nelle stanzette, veloce, veloce. Secondino, facciamo vedere questi gattinelli sistemati. Cucù! Ciao Merlino! Ciao! Ciao belli, ciao, ciao, che bello qui, ciao, ciao.